Buongiorno. Salve, signori ciao. Panettieri, buongiorno. Buongiorno. E allora eccoci qua. Mauro. Buongiorno a tutti, ragazzi. Ciao. Benvenuti nel mio panificio. Hai dormito stanotte? Poco. Ne è valsa la pena perché ho fatto forse il miglior pane di sempre. Beppe, tu eri già stato da Mauro? Sì, ci sono stato tante volte quando era suo papà che conduceva questo forno. Certo, generazioni precedenti. E io sono di quella vecchia generazione. Eccola. E tu, Lorenzo? Sì, io ci sono stato parecchie volte in quanto mi fermavo qui con i miei amici, quindi venivamo a mangiare molto spesso. Ricordi di infanzia. Assolutamente sì. Mauro, quale sarà oggi la tua meraviglia? Sarà il nostro cavallo di battaglia, che è il pan brioche. Ho scelto questa meraviglia perché è la storia un po' del nostro panificio, no? E noi abbiamo cercato di rivoluzionarlo, ma mantenendo sempre quello che è la tradizione. È il prodotto più invenduto, quindi avevo il desiderio di farvelo degustare. Allora, andiamo? Certo, andiamo, ragazzi, prego. Grazie. Bella, finisci? Buongiorno. Buongiorno. Allora, ragazzi, qui abbiamo la mia squadra al completo, partendo da mio fratello che è il pasticcere del panificio, mia madre e la mia ragazza. Questi siamo noi, i Petronella. Bianca, io ti lascio qui a dare una bella occhiata con i nostri panettieri. C'è molto da guardare. Sì. E io e Mauro andiamo a vedere dove nasce la magia. Per forza. Andiamo, dai. A dopo. A dopo. Grazie. Ciao. Eccoci. Fulvio, questo è il mio regno. Ma a cosa stavi lavorando lì? Una delle tante mie creazioni, che è il pane variegato. È un insieme di tanti pani nello stesso pane. Ti do una mano se hai un grembiule. Certo, certo, prego. Grazie. Ti faccio vedere anche il risultato. Ah, ce l'hai in forno? Certo. Prego. Vado, Che bello. Do sfogo alla mia immaginazione, quindi non c'è una regola da seguire per realizzare questo pane. Dai, fammi vedere come lo fai. Mauro Petronella, l'outsider del pane di Altamura. Bello questo posto, eh? Sì, devo dire che è rimasto proprio uguale. A me la cosa che mi è sempre piaciuta è proprio questo balconcino particolare. È stato veramente ideato bene, disegnato bene. È un'ottima idea, dà un'identità maggiore al locale. Un po' anni 70, diciamo vintage, che è un po' una cosa anche inquietante, ricorda anche un po' qualche film di Hitchcock. Non si capisce bene cosa o chi ci possa essere dietro quella finestra. Nessuno che si affaccia. Mauro, fai un pane completamente diverso da tutti gli altri fornai che troviamo qua. Ad Altamura ci sono tanti panifici che realizzano un unico pane, quindi ho deciso di differenziarmi da tutti gli altri, quindi ho cercato proprio di uscire da tutte quelle che erano le regole e ho cercato di fondare quella che è la mia idea di panificazione. Questo panificio per me significa vita, passione, anche un po' di sofferenza, però comunque ci ho sempre creduto.